Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Paola De Micheli, ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture del PD. Buonasera Patricia Thomas, presidente dell'Associazione Stampa Estera. Buonasera Alessandro De Angelis, vice direttore di Huffington Post. Buonasera, ciao, buonasera. Paolo Berizzi, inviato di Repubblica, che da giorni ci racconta la tragedia della zona rossa di Bergamo. Come sapete, ieri il governo ha lievemente inasprito le misure di sicurezza contro il coronavirus, ma oggi sono in molti a chiedere una chiusura totale, molti sindaci, molti governatori e anche i sindacati. Il governo li ascolterà subito dopo la pubblicità. Ministra De Micheli, le posso chiedere come sta? Lei tra l'altro è di Piacenza, che è praticamente una zona rossa con molte vittime, molti contagi. Come sta? Io fisicamente bene, e però ovviamente sto vivendo questa situazione anche con diciamo, un di più di intensità emotiva, amicale, affettuosa, relazionale. Oggi ho perso altri due amici che hanno segnato un pezzo importante della mia vita, e credo che quello che sta succedendo nella mia città mi stia anche in un qualche modo convincendo o sostenendo nell'essere sempre molto presente sulle decisioni che devo prendere, molto anche lucida, a volte ferma. In alcuni casi qualcuno ha detto fin troppo, io non credo, perché appunto ho l'esperienza personale che riguarda amici e familiari che sono stati contagiati e in alcuni casi appunto, come dicevo, sono morti. E poi questa esperienza fa sì che anche dentro la mia attività di governo ci sia un'attenzione ancora maggiore, se vogliamo, dentro ad una scelta che questo governo ha fatto di mettere la salute al primo posto, le persone al primo posto, sempre al primo posto, ecco. Forse c'è una motivazione in più per una come me, appunto, che viene da Piacenza e che sa che tutto il resto inevitabilmente segue, viene dopo, verrà affrontato e risolto solo dopo. Senta, Ministra, a questo proposito, siccome ormai sono tantissimi i sindaci, i governatori, ora anche i sindacati, che vi chiedono di chiudere tutto, esclusi ovviamente i servizi essenziali, quindi le attività del settore alimentare, medico-sanitario, e tutto quello che non è essenziale che vada chiuso. Voi li ascolterete, voi del governo? Beh, noi ascoltiamo sempre, abbiamo riunioni quotidiane, alle quali peraltro spesso partecipo anche io, soprattutto con i presidenti delle regioni, c'è il presidente dell'ANCI, il presidente dell'Unione delle Province Italiane. Noi stiamo ragionando su ulteriori misure, perché come abbiamo visto in questi mesi, man mano che le cose accadono dobbiamo prevedere degli interventi. Quali misure è oggetto della discussione di queste ore, anche perché abbiamo la necessità non solo di fare delle valutazioni di natura economica e sociale, penso soprattutto alla necessità che continuino a circolare le merci. Questo è uno sforzo che il Ministero, accompagnato da quelle straordinarie persone che sono gli operatori della logistica, i camionisti, ha fatto in questi giorni anche per garantire la sicurezza di chi fa, diciamo, questo lavoro. Ecco, ci sono delle misure che sono in fase di valutazione da parte del governo, che sono state proposte da regioni e da sindaci. Ma quindi noi mi dobbiamo scusi, tenere un equilibrio. Ecco, ma mi scusi, Ministra, ma dove tra la radicalità delle nostre scelte. E non abbiamo avuto mai paura di prendere decisioni radicali, anche quando siamo stati fortemente criticati. Io c'ero anche quella prima notte. E dall'altra parte la tenuta sociale
e anche di quelli che sono gli approvvigionamenti fondamentali per la vita delle persone, penso agli alimentari, ovviamente ai farmaci. Ci sono alcune attività... Però mi scusi, Ministra, mi scusi se la interrompo, perché il punto è esattamente questo, no? Cioè, sempre più amministratori e ora anche i sindacati vi chiedono di chiudere tutto, escluse le attività essenziali, di cui fanno parte naturalmente l'approvvigionamento alimentare, il settore medico, sanitario, eccetera, eccetera. Ma siete disposti a fare a varare un ulteriore inasprimento delle misure di sicurezza? Perché chiaramente vi stanno dicendo che non bastano. Stiamo facendo delle valutazioni consapevoli comunque di due questioni, che l'aggettivo essenziali ha delle implicazioni. Non è che la filiera agroalimentare, per esempio, non si approvvigiona di plastica, tanto per citare una filiera di cui si è discusso tanto fino a qualche mese fa. Dall'altra parte, non è che l'inasprimento delle misure da parte del governo, che progressivamente sono state prese, a volte anche senza il consenso di chi oggi le chiede, autorizzi le persone a non comportarsi come è giusto che in questo momento ci si debba comportare tutti, a cominciare da noi politici, che abbiamo trasformato giustamente, no, tutto il nostro modo di lavorare, fino a tutti quelli che possono fare a meno. Va bene, di quindi avere, insomma, relazioni. State noi, valutando. Noi vinciamo se teniamo insieme queste due cose, la capacità di fare misure nel momento giusto, anche quando sono rigorose, e la capacità comunque di convincere tutti, sì, tutti a dei comportamenti. Perché guardate, non so se ci siamo accorti, ma è un'epidemia, è un virus talmente insidioso che basta poco, bastano poche unità. Guardi, dottoressa Gruber, io il 9 di marzo, cioè non 6 mesi fa, ho dovuto chiudere le piste da sci. Perché con un'emergenza conclamata abbiamo chiuso Codogno la notte del 22 di febbraio. Ancora il 9 di marzo... C'era, okay, chi andava a sciare. Allora, chiaro, ci vuole tutto. Ci vuole il governo, che deve continuare ogni giorno a prendere delle decisioni. E ci vuole la responsabilità dei singoli cittadini. E ci vuole... No, io non scarico solo ai cittadini. Dico che dobbiamo essere entrambi. Sì, certo. Noi che decidiamo, sì, e i cittadini che ci aiutano. Allora, Paolo... E si aiutano. Certo, certo. Paolo Berizzi, tu sei da giorni a Bergamo, che è anche la tua città natale. Pensi che servirebbe la chiusura totale, visto che ricordiamolo che anche i dati di oggi sul numero di contagi e vittime è in crescita? E che cosa non dimenticherai di quello che hai visto in questi giorni? Sì, credo che serva, e credo che sia ormai una scelta obbligata, a meno che si voglia continuare ad assistere ad una strage silenziosa. Io vivo in una città che da un mese vive in una guerra, e nel senso letterale del termine. Ognuno di noi conosce almeno 2, 3, 4 persone che se ne sono andate per il coronavirus. Quando sei in guerra sai che la cosa migliore che ti puoi aspettare è di limitare i danni. E che cosa non dimentico? Guarda, certamente la colonna di Bari, che anche questa sera assisteremo alla stessa scena, i camion militari trasportano fuori dalla città per cremarle in altre province, in altri capoluoghi, perché le camere mortuarie a Bergamo e il forno crematorio, che lavora incessantemente 24 ore su 24, non riesce a smaltire i morti, e sono centinaia che la città purtroppo e il Covid sta producendo. Qui purtroppo i morti non si piangono, non si salutano, non ci sono addii, non ci sono funerali, i morti qui si contano soltanto. E quando arrivi ad un livello come questo è inevitabile chiudere tutto. Dice bene il Ministro, i servizi essenziali, si tratta di mettersi d'accordo. Io penso che non possiamo andare oltre la richiesta dei sindaci, della politica bergamasca. Oggi dicono una cosa molto chiara: chiudere finché la curva non inizierà a rallentare, finché questa strage bergamasca... Vedi, oggi c'è l'Italia e c'è Bergamo.
Bergamo è un caso unico, secondo soltanto a Wuhan nel mondo per numero di contagi e per numero di... Fermiamo questa curva, chiudiamo le fabbriche, garantiamo che arrivino le merci, il cibo a casa delle persone, ma chiudiamo prima che sia troppo tardi. De Angelis, tu hai scritto su Huffington Post che in un contesto così drammatico come questo, la comunicazione da grande fratello del governo è imbarazzante. Ma trovi la comunicazione della ministra De Micheli imbarazzante? Cosa intendi dire? No, innanzitutto mi riferivo a un infelice tweet fatto da Palazzo Chigi in cui invitava nel giorno del picco dei morti, del primo picco dei morti, a riscoprire il valore dell'abbraccio e delle strette di mano, diciamo che peraltro sono vietate, e proprio mentre nella stanza accanto si discutevano ulteriori misure restrittive. Mi riferisco al silenzio di Conte, che negli ultimi 4 giorni, che sono stati segnati da 4 record consecutivi per numero di morti, oggi ne abbiamo solo nella giornata di oggi quasi 800 per un numero complessivo di 5.000, cioè noi siamo il paese al mondo dove si muove di più e abbiamo il 40% dei morti al mondo sostanzialmente. Ecco, e il Presidente del Consiglio, a fronte di una nuova stretta ieri, non ha ritenuto opportuno metterci la faccia a spiegare. Io credo che la Ministra De Micheli sia venuta con un atteggiamento giusto, con mente fredda e cuore caldo. Io vedo l'immagine in collegamento e mi sento di dire che trasmette una giusta emozione e non è venuta a raccontare un copione. Non ha detto agli italiani: guardate, la nottata passa presto, tornerete ad abbracciarvi presto. Sta con la testa e i piedi dentro la difficoltà, è consapevole che sarà un periodo duro di dolore, lacrime e sangue. E questo lo dico ai guru della comunicazione che troppo frettolosamente paragonano a Winston Churchill, diciamo, il nostro Presidente del Consiglio. Cioè, la mia critica, perché poi bisogna anche finirla con un certo clima per cui chi critica è un sabotatore del Paese. Io credo che il Paese si rafforzi con un discorso di verità profonda. Noi siamo a 2 settimane dal varo delle misure restrittive. I dati dicono che probabilmente non stanno funzionando. C'è un dibattito che vedo anche nel governo. Oggi chi, come il viceministro Sileri 2 settimane fa sottovalutava, dice che bisognava fare più tamponi. E le regioni lo chiedono in maniera calda dal fronte di chiudere tutto, perché è del tutto evidente che il 43% dei milanesi che si muove non sono un esercito di maratoneti, è gente che va a lavorare. Ecco, dico che a tutto questo, e concludo, non si può rispondere con una ordinanza sulle corsette al parco senza cercare di dare una spiegazione più approfondita, più scientifica, che chiami gli italiani a uno sforzo collettivo anche a maggiori sacrifici, ma di verità. Chiaro, chiarissimo. Patricia Thomas, siccome tu sei corrispondente dell'Associated Press, no? L'agenzia di stampa americana, negli Stati Uniti Trump ci ha messo un po', diciamo, come molti altri governanti in giro per il mondo, a capire che il coronavirus era una cosa non seria, ma serissima. Come racconti tu la situazione italiana al pubblico americano, e il nostro paese può e deve essere un esempio per anche un paese come gli Stati Uniti d'America? Allora, per Associated Press e per tutta la stampa estera devo dire assolutamente il top story. Italia è stato il titolo principale e abbiamo parlato solo di quello, stiamo lavorando 24 ore sul 24. Per gli Stati Uniti, devo dire, all'Italia si è sentito molto più vicino della Cina in questa storia. C'è molto, molto interesse di ogni passo, ogni piccola cosa. Ogni sera seguiamo con grande interesse la conferenza stampa di Borrelli alla protezione civile con i numeri. Ogni singola cosa che fa Italia, il mondo, gli Stati Uniti e tutto il mondo sta guardando. È molto importante per noi. Poi mi chiede come sta gestendo gli Stati Uniti in modo molto diverso. Anche stiamo guardando Italia, perché Italia è una democrazia, non è la Cina. Come gestisce una democrazia questa cosa?
con l'Italia sta muovendo forse a singhiozzo, forse sta facendo molto sbagli, molto errori, ma non sapendo. Il ministro ha parlato della chiusura della sci. Noi alla stampa estera abbiamo avuto una conferenza stampa affollata a febbraio con Di Maio e Speranza, affollata. Nessuno sapeva, c'era anche Ippolito di Spallanzani in quella conferenza stampa, ma in quel momento, ancora a febbraio, nessuno aspettava questo livello. Poi guardiamo con preoccupazione, ma non con molto critico verso il governo italiano, perché ci rendiamo conto che una democrazia non è la Cina, non si può così facilmente chiudere gente in casa. Anche stiamo guardando la questione del paragone con Sud Corea. Per gli americani la indipendenza, la privacy è molto importante. Adesso l'Italia seguirà la Corea del Sud e comincerà a seguire la gente con i cellulari, dove vanno, che fanno. Siamo molto curiosi a vedere come muove l'Italia nei prossimi giorni. Certamente non sta andando bene. L'Italia deve fare qualcosa. Allora, chiaro. Ministra De Micheli, allora l'Italia sta già cominciando a seguire attraverso i cellulari le mosse dei cittadini per capire chi sta rispettando le regole, chi è a rischio, in modo che non metta a rischio altre persone. Sono state suggerite tante questioni dai tre colleghi. Poi De Angelis dice il silenzio di Conte. Non pensa anche lei che il Presidente del Consiglio dovrebbe accompagnare di più e meglio le cittadine e i cittadini in questo percorso, che sarà comunque un percorso lungo, che ci porterà prima o poi, speriamo, a uscire da questo, quello che si chiama il tunnel dell'emergenza. Quindi c'è un errore di comunicazione da parte di Conte e anche di parte del governo? Io non sono un'esperta di comunicazione, tendo a comunicare quello che penso, quello che sento, quello che vivo. Noi siamo quello che viviamo e siccome li ho vissuti tutti questi giorni, a volte ci sono dei giorni che mi sembrano una settimana, no? Arrivi in ufficio alle 7:30, alle 8, torni alle 11 e ti sembra in realtà, non ti ricordi cosa hai fatto la mattina, tanto sono intensi, profondi questi giorni. Io ricordo però il tempo nel quale a Conte si opponeva invece un eccesso di protagonismo. Io credo che siano momenti molto delicati riuscire ad essere, come si può dire, appropriati sempre, comunque sia un equilibrio, anche questo molto difficile. Noi abbiamo da una parte città dove ci sono le persone che muoiono, prima parlava il dottor Berizzi di Bergamo, che è una situazione drammatica, la mia Piacenza, poi abbiamo pezzi di paese dove c'è voglia anche in un qualche modo di dare dei segnali, come si può dire, ancora di vitalità, e quindi noi dobbiamo essere in grado di trovare messaggi di verità laddove le cose stanno accadendo in maniera più grave, ma anche messaggi di vicinanza, perché stare chiusi in casa, noi dobbiamo pensare che ci sono delle persone che vivono in 60-70 metri quadrati, 50 metri quadrati, in 2-3 persone, non è un'esperienza, diciamo così, anche semplice, no, da poter realizzare. Dall'altra parte io credo che il tema della democrazia sia quello fondamentale. Guardate, io lo dico per il mio settore, cioè io l'altra sera, no, ho firmato con Speranza un decreto ministeriale che blocca le navi da crociera estere e che determina una serie di procedure per le navi da crociera che battono bandiera italiana. Ora è del tutto evidente che pensare di fare una crociera in questo momento, per me e per tanti italiani, no, è una cosa un po' così. Io devo garantire quei diritti, devo garantirli tutti quei diritti, fino all'ultimo. Non posso fare operazioni, ogni tanto qualcuno mi scrive delle mail, no? di grande anche, come si può dire, violenza, determinazione, vanno garantiti tutti. Io non posso pensare che se una persona ha bisogno di muoversi per un motivo di salute che non è il coronavirus non lo possa fare.
sostenuto da noi. Io devo garantire tassativamente la mobilità delle merci e quando firmo con i sindacati, con le imprese, un protocollo di sicurezza per i lavoratori della logistica che è lungo un sacco di pagine, non è che lo faccio perché non c'ho niente da fare. Noi lo facciamo perché questa è una democrazia e quello è un diritto, ma è anche un dovere in questo momento, andare a lavorare, garantire di avere da mangiare le persone, le farmacie, ma certo, essere anche nelle condizioni di poterlo fare in sicurezza. Terza questione, che sto vivendo anch'io in maniera molto intensa, è vero, noi siamo i primi e forse alla fine emergerà se abbiamo fatto meglio, peggio, alcune misure presto, troppo presto, altre misure magari troppo tardi, questo lo sapremo alla fine. Io dico solo che noi siamo la prima democrazia occidentale che si confronta con una scalata di una montagna impensabile. Io tutti i giorni sento i miei colleghi stranieri, sento i francesi, gli spagnoli, i tedeschi in particolar modo, gli austriaci, gli sloveni che sono ai nostri confini. Tantissime delle nostre misure, parlo della mia attività trasportistica, ma non perché sono brava, scusate, usciamo da questo film, perché ci abbiamo lavorato su, le abbiamo studiate, no? Tantissime delle nostre misure poi vengono adottate, realizzate, fatte dagli altri paesi europei, con questo spirito, no? Il tentativo di garantire il diritto ma di proteggere la salute. Ecco, scusi. È un equilibrio che noi dobbiamo continuare a trovare. È un equilibrio delicatissimo, questo è chiaro. Ci può dire una cosa, ministra De Michelis, come appunto lei è ministra dei trasporti e delle infrastrutture, possiamo essere sicuri che il coronavirus non viaggi sui treni, gli aerei, attraverso l'autotrasporto? E parlando di merci, possiamo essere tranquilli che le merci non vengano contaminate dal coronavirus? Guardi, è la risposta peggiore e più vera che io le possa dare. Purtroppo il coronavirus viaggia con le persone. Quindi non con le merci. Questo è il tema. E quindi la precauzione di lavarsi le mani è perché possono esserci delle superfici sulle quali la nostra saliva, no, può rimanere un pochettino più di tempo e quindi contaminare le mani con la necessità di lavarle, ma il punto è che viaggio con le persone. Ed è la risposta peggiore, nel senso che è drammatica. Se uno pensa a questa risposta, è drammatica. Però è anche la risposta più vera. Noi abbiamo garantito, anche quando la Cina era nella massima punta di contagio, le merci cinesi, e noi tutti, il governo con Di Maio, con Amendola, stiamo garantendo una battaglia anche laddove invece si è diffusa questa idea che in un qualche modo ci possa essere il contagio attraverso le merci. Non è così, le nostre merci sono sicure. Penso a tutto il tema dell'agroalimentare, dove qualcuno ha attivato meccanismi speculativi in realtà per determinare situazioni di competizione sleale, no? Rispetto ai nostri prodotti alimentari. Questo non lo dice la De Michelis, mancherebbe, lo dicono gli scienziati. Noi abbiamo documenti, chiaro, studi, approfondimenti fatti in questi mesi che ci confermano tutto questo. È ovvio che le persone che portano in giro le merci, senta, devono avere garanzie di sicurezza. Certo. Io non voglio chiudere gli autogrill perché queste persone devono potersi lavare le mani, fare una doccia. Camionisti hanno bisogno di avere un minimo garantito che consenta loro appunto di attivare, di fare il loro lavoro in maniera sicura e dignitosa. Senta, ministra De Micheli, il premier britannico Boris Johnson ha detto che potrebbe prolungare la distanza sociale, quindi questa misura restrittiva, per un anno. È una cosa che possiamo pensare di fare anche noi? Io credo che le previsioni non siano nelle nostre possibilità. Io credo che un'epidemia, una pandemia come questa nel mondo occidentale, che vive di relazioni, di interconnessioni, di interscambi, abbia l'esigenza esclusiva di un'operazione di verità sul contenimento e sulla mitigazione che noi stiamo provando a fare, che altri paesi europei si stanno incominciando a fare con grande, diciamo così, determinazione e serietà. Noi possiamo fare degli scenari ipotetici. Ho incontrato i ministri europei in Consiglio europeo mercoledì e si facevano ragionamenti sulle dimensioni temporali
della situazione anche di blocco trasportistico delle persone, perché di fatto tra aerei, treni e navi le persone non viaggiano quasi più, o comunque stiamo impedendo loro il più possibile di viaggiare. Però oggettivamente non c'è nessun supporto scientifico rispetto a questo. Va bene. Noi abbiamo l'esigenza di rendere appropriate le misure sulla base del momento epidemiologico che stiamo vivendo. Chiaro, è una chiarissimo. Roba complicata da dire, ma è peggio da fare. Paolo Berizzi, tu che cosa vorresti dire a quegli italiani che comunque sono ancora troppo, che vanno in giro violando le misure restrittive? Pensi che bisognerebbe inasprire le pene per chi viola queste misure? Perché, per esempio, è una cosa che il procuratore capo di Milano sta pensando di fare, cioè non rispetti le regole, la punizione sarà più severa. Ma vorrei dire che sono degli incoscienti, vorrei dire che non hanno senso civico, vorrei dire che tra la vita e la morte, magari non la loro, ma quella di chi, anche volendo, non può andare a correre al parco o a fare la spesa o a ritirare un pacco in posta, magari con la scusa di portare fuori il cane a prendere dell'aria, tra la vita e la morte evidentemente questi incoscienti preferiscono la seconda. Senza dubbio ci vorrebbero pene più severe. Siamo purtroppo di fronte, siamo in una fase nella quale, di fronte a quelli che possono sembrare dei diritti compressi, in realtà non c'è in gioco la democrazia, c'è in gioco la nostra vita, e questo è bene che le persone lo sappiano. Detto questo, non ci viene chiesto di andare sul fronte a combattere come fanno i soldati semplici, no? I medici, gli infermieri. Ci viene chiesto di stare a casa, stare sui nostri divani, di stare chiusi in casa per proteggerci e per proteggere gli altri dal contagio. Mi sembra un sacrificio alla portata di tutti, francamente. Anche di chi, e credo che questo sacrificio vada fatto anche per rispetto di chi fermarsi non può. Ci sono persone che non possono stare a casa, devono continuare a lavorare per permettere a noi di poter stare a casa. Quindi facciamolo non soltanto per la nostra salute, non soltanto per la nostra vita, ma anche per chi sta lottando sul fronte per salvare la nostra vita, per salvare la nostra salute, per proteggerla. Parole che credo condividiamo tutti in pieno. Patricia Thomas, lei che consiglio vorrebbe dare al presidente del suo paese, gli Stati Uniti d'America? Trump pare che fosse stato informato dai servizi segreti americani dell'arrivo e del pericolo del coronavirus, anche se naturalmente lui ha poi detto che è una fake news, ma insomma il Washington Post normalmente è un giornale con giornalisti molto seri. Ecco, quale consiglio alla vostra amministrazione e alla nostra, agli italiani, al nostro governo? Allora, a Trump e il suo motto è sempre stato America First. Lui deve un po' smettere solo a pensare a dare colpa ai cinesi o criticare gli italiani o pensare a altro. America First forse deve pensare la situazione di tanti americani. Abbiamo una situazione molto molto grave, perché ci sono, mi sa, 28 milioni di americani che non hanno assicurazione. Voi avete un servizio di sanità pubblica meraviglioso, quello che vedete in questo momento, i vostri dottori, infermieri che stanno lavorando tutti lì, tutti possono andare in ospedale senza pagare un centesimo. Americani non lo faranno il test perché non hanno i soldi, è una situazione veramente drammatica, devono trovare un modo di fare i test alle persone che non possono permettersi a pagarlo, a trovare modi di curare le persone senza assicurazione o sarà un strage negli Stati Uniti. L'altro problema è che, diversità, abbiamo un sistema federale, tanti stati stanno muovendo per conto suo, abbiamo visto già, prima abbiamo, come sai bene Lili, che tu hai seguito le campagne elettorali americane, che è un paese molto grande, molto meno densità di popolo che ci aiuta in quello, tanti americani vivono nelle periferie, in case, ville,
che sono più grandi, c'è un po' più spazio, forse è più facile evitare, ma in città come New York City in questo momento è veramente drammatico, e il governatore, il sindaco di New York, tutti e due di origine italiana fra l'altro, sono molto critici di Trump, dicendo che li ha lasciato gestire da sola, non stanno vedendo un aiuto a livello centrale. L'altra cosa che sembra che il governo americano è un po' ha spinto a lato, non sta dando abbastanza attenzione al Centers for Disease Control, il centro per il controllo, i scienziati, insomma, gli americani esperti. E Italia mi sembra che li dà molto retta ai scienziati, e questa è una cosa forse che gli americani provare utile, di seguire i scienziati in questo, i medici e i scienziati. De Angelis, tu volevi replicare alla ministra De Micheli? No, guarda, io apprezzo molto l'ottimismo della volontà, diciamo. Temo che il problema però non sia di comunicazione. Io vedo in queste ore una serie di problemi politici su cui che sarebbe urgentissimo risolvere e sciogliere. Se, ahimè, la situazione continua ad avere un andamento così drammatico, è inevitabile che si arriverà a un punto in cui ogni regione farà da sola, ecco, in materia di chiusura di tutto ciò che c'è da chiudere. Lo abbiamo visto in Emilia-Romagna, dove c'è un governatore che è molto bravo, molto serio, ha fatto 3 zone rosse negli ultimi 3 giorni. Zaia ha agito da soli. Cioè, se noi la prossima settimana avremo un numero di morti ancora maggiori, chi sta sul territorio e sente la pressione, l'angoscia delle comunità spezzate, e inevitabilmente che agirà, non accetterà Roma. E questa dà un'immagine devastante dello Stato in un momento così di crisi, perché in questo momento di crisi occorre una certa e solida cabina catena di comando. Il governo ha varato la zona rossa dopo che Fontana lo chiedeva, poi ha fatto la stretta al jogging dopo che l'aveva già fatto l'Emilia Romagna. Vorrei dire, il governo per una volta si assuma la responsabilità, anticipi e guidi. In questo momento c'è una cabina di regia per la sicurezza nazionale dove c'è il ministro della difesa e non c'è il ministro dell'interno, non si capisce perché. È sotto gli occhi di tutti l'errore drammatico di 2 settimane fa, per cui oggi in Puglia è schizzato il numero di infettati. Insomma, io voglio dire, questo è un momento in cui io capisco che qualcuno ha la sbornia da sondaggi, ma in questo momento avrebbe il 70% qualunque governo. Ce l'aveva Berlusconi ad Onna, dopo 3 mesi non poteva più andare all'Aquila perché c'era il popolo che lo avrebbe crocifisso. Cioè, in questo momento è la paura che spinge il paese ad aggrapparsi a un punto fisso e a chi guida, ma chi guida deve guidare, altrimenti quella paura, quando ci sarà una situazione ancora più difficile, di difficile tenuta sociale, può portare a un quadro che è assolutamente ingovernabile. Quindi il bene comune è la verità. Allora, ministra De Micheli, rapida replica, perché poi avrei un'ultima domanda per lei. Ma io volevo dire una cosa per quello che diceva prima il dottor Bernizzi, perché effettivamente anch'io mi trovo in una situazione dove spesso devo in un qualche modo proteggere dei diritti di persone che hanno fatto delle scelte che io non condivido. Citavo prima la vicenda, no, delle crociere, e quindi devo fare un'attività che protegga comunque una scelta che secondo me è sbagliata, e allora proteggo la persona e poi gli impedisco di rifare quella scelta. In tempo o non in tempo, io questo francamente non sono in grado di valutarlo ora. Lo dico, ma mi scusi, ministra, ministra, mi scusi, solo aggiungo solo una cosa, aspetti, aggiungo solo una cosa. Ministra, se gli amministratori locali andranno avanti per conto loro e là dove lo ritengono urgente e utile chiuderanno tutto, esclusi naturalmente i servizi essenziali, voi del governo cosa farete? Vi ritroverete ad accettare delle decisioni prese a livello locale e con un pressing fortissimo sulla vostra azione di governo? Che la gestione regionalizzata
rappresenti comunque un percorso che ci obbliga a più democrazia e non a meno democrazia nella catena di comando e nella scelta, io credo che sia anche un dato di ricchezza. Il fatto che questo non sia ancora davvero stato deciso è perché ha una complessità che solo un governo nazionale può valutare e soprattutto ci sono delle conseguenze immediate, ma anche conseguenze prospettiche che i governatori conoscono benissimo e sanno perfettamente che possono essere conseguenze anche molto pericolose sul piano sanitario, sul piano economico, sul piano delle relazioni sociali dentro le loro comunità. Infatti le decisioni dure, radicali, sono state prese dal governo insieme alle regioni. Poi ci sono stati alcuni distinguo da parte delle regioni su decisioni che però non sono quelle fondamentali. Io credo che anche questa decisione, quella delle prossime ore, su pezzi di economia eventuale sui quali intervenire su ulteriori restrizioni, vadano prese esattamente così. Perché guardate che i presidenti delle regioni sono persone che stanno sul pezzo dalla mattina alla sera, lo sanno anche loro, lo sanno anche loro che ma è proprio per questo, se lo, ve lo chiedono loro, ve lo chiedono loro, gente che sa, che conosce la situazione sul terreno, forse meglio di voi. Se fosse facile, si sarebbe già fatto, qualcuno lo avrebbe già fatto. Chiaro. Allora, il punto è fare delle cose che hanno delle conseguenze positive, valutare le decisioni anche per le loro conseguenze negative, se sono sostenibili dalle stesse comunità. La frase chiudere tutto è una cosa che sul piano della comunicazione, anche se io non sono un granché, capisco. Dire chiudere tutto in un provvedimento, in un DPCM, in una legge, in un qualunque accordo, è una roba che ha una sua complessità, che va approfondita, studiata, territorializzata. Questo i presidenti della regione lo sanno benissimo. Va bene. E quindi le decisioni più importanti, quelle vere, la chiusura di Codogno, l'abbiamo decisa noi, sapendo che ci sarebbero state delle polemiche. Noi abbiamo fatto 4-5 giorni in quella settimana, ce ne siamo sentiti dire di tutti i colori. È chiarissimo. Con la morte nel cuore, perché abbiamo chiarissimo, messo, ministra. Abbiamo messo le forze dell'ordine ad impedire alle persone di uscire. Che chiarissimo. È stata una decisione chiarissima. Ecco. Ministra, allora, ascolti, non è chiarissimo il suo pensiero. Credo che noi prenderemo delle decisioni con i presidenti delle regioni, facendo la valutazione di tutte le conseguenze e sapendo che poi quando finirà non ci sarà più l'atteggiamento della solidarietà. Per questo non si governa col sondaggio. Ha ragione De Angelis, ha ragione. I sondaggi non ci interessano, non li dobbiamo neanche guardare adesso. Va bene, va bene. Ministra, la devo fermare. Il suo pensiero è chiarissimo. No, è tardissimo. Io voglio chiedere un'ultima cosa. Le chiedo di essere telegrafica, Ministra. Si è detto che questa... Che non sono molto brava ad essere telegrafica. Adesso deve. Si dice sempre che la battaglia contro il coronavirus è una maratona, non uno sprint. Ora, siccome lei è una runner, è una che ha corso, che corre anche le maratone, ci sa dire a che chilometro siamo arrivati in questo momento e in che condizioni arriveremo alla fine dei 42 chilometri della maratona? Io non lo so. A che chilometro siamo? Io so come si fa arrivare in fondo ad una maratona. Bisogna stare concentrati, non distrarsi, bere quando è il momento e evitare di fare delle cose, delle accelerazioni che non si è in grado di reggere perché il tuo corpo poi ci rimane sotto. Io le maratone che ho fatto sono arrivata in fondo così. Non ho fatto tempi meravigliosi, purtroppo, però sono sempre arrivata in fondo in perfetta forma. Grazie, senta, adesso le faccio vedere il punto e lo faccio vedere ovviamente anche a voi spettatrici e spettatori, il punto di Paolo Pagliaro, perché come sapete in questi giorni sono state fatte molte donazioni importanti per aiutare chi è in prima linea nella battaglia contro il coronavirus, però ci sarebbe bisogno, chiamiamolo, di un incoraggiamento fiscale, sentite.
precedente è del 2016, quando fu istituito il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. In quella circostanza alle fondazioni venne riconosciuto un credito d'imposta pari al 75% di quanto versato, fino a un massimo di 100 milioni l'anno. Ora la richiesta è che lo stesso trattamento fiscale sia riconosciuto anche alle donazioni per l'emergenza coronavirus. Ne ha parlato al Corriere Massimo Lapucci, segretario generale di Fondazione CRT, che a Torino ha già provveduto alla fornitura di una cinquantina di nuove ambulanze per il trasporto dei malati e per la protezione civile, all'acquisto di materiali e attrezzature da destinare agli ospedali del Piemonte e della Valle d'Aosta, in particolare ventilatori polmonari, letti per la terapia intensiva e mascherine. Le fondazioni si sono mobilitate anche nelle altre regioni. Cari Verona ha stanziato 3 milioni per la Caritas e le ASL e ne ha anticipati 6 agli enti del terzo settore. Il comitato esecutivo di Acri, l'associazione delle fondazioni e delle casse di risparmio, ha stanziato 40 milioni e ha creato un fondo di garanzia che porterà liquidità a migliaia di organizzazioni del volontariato in questi giorni impegnate in prima linea. Questo intervento è vitale, perché se per il mondo delle imprese il governo sta mettendo a punto misure straordinarie, il mondo del terzo settore, in particolare dell'associazionismo, rischia di non essere più nelle condizioni di soccorrere le persone più fragili, quelle di cui nessun altro si occupa. E noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io ringrazio molto la ministra Paola De Micheli, grazie di essere stata con noi e ovviamente buon lavoro. Grazie Patricia Thomas, grazie Alessandro De Angelis, grazie Paolo Berizzi. Grazie spettatrici, spettatori e ve lo devo ancora ricordare una volta, state a casa. Ha ragione Paolo Berizzi quando prima ci diceva che non ci viene chiesto di andare al fronte, ci viene chiesto di fare il sacrificio per un certo periodo di stare a casa. Facciamolo per il bene nostro e per il bene di tutti. Grazie e buona domenica. Vi lascio adesso al film Indovina chi viene a cena, forse ci si può rilassare un po' con questo bel film. E buona domenica, noi ci vediamo come sempre lunedì, 8:30. Arrivederci.